Buongiorno, intanto la lezione di oggi sarà inerente alle differenze finte. Quindi oggi inizieremo a vedere il primo dei tre metodi numerici che voi affronterete, quindi affronteremo insieme durante il corso, cioè differenze finite, volumi finiti ed elementi finiti, in quest'ordine che affronteremo. Ora, già che le differenze finite, sebbene siano tra i tre metodi, probabilmente rappresentino il metodo più semplice numerico, comunque è importante fare un'opportuna introduzione al metodo. Noi utilizzeremo questo metodo per problemi esclusivamente di conduzione, quindi in mezzi solidi. In ogni caso, in generale, quando bisogna studiare problemi complessi e per la forma geometrica magari del dominio e proprio per la complessità dei fenomeni fisici che descrivono, che caratterizzano il problema, molto spesso non è possibile studiare il problema ad esempio per via sperimentale per diversi motivi. Infatti, oltre ad aspetti meramente legati alla complessità, che per esempio possono dar luogo a non linearità, nel senso che volendo studiare gli effetti della variazione di un parametro o di più parametri, può avvenire che gli effetti di due parametri insieme sommati, o meglio facendo variare contemporaneamente due parametri, si ottiene un effetto che è differente rispetto alla sovrapposizione, diciamo così, degli effetti che si potrebbe ottenere facendo variare singolarmente ognuno dei due parametri e mantenendo l'altro costante. Questo significa che si ha una non linearità nel problema, evidentemente, quindi non è applicabile il principio di sovrapposizione degli effetti, e chiaramente il tutto rende l'analisi sperimentale molto più complicata, già che è semplice osservare cosa avviene facendo variare un parametro, ma quando poi si sa che la combinazione di due o più parametri genera effetti, come abbiamo detto, di non linearità, il tutto diventa molto più complicato. D'altra parte, ci possono essere casi in cui è proprio fisicamente impossibile andare a fare dei rilievi sperimentali perché l'ambiente di misura è, diciamo così, ostile. Se ricordate, nella prima lezione vi ho fatto vedere il caso della camera di combustione di un termovalorizzatore, o meglio di un impianto di coincenerimento del CDR. Ecco, lì dentro riuscire a fare delle misure è un qualcosa di estremamente complicato a causa della, diciamo così, pericolosità dell'ambiente, cioè sicuramente un operatore non può andare in camera di combustione a misurare la temperatura dei fumi, questo mi sembra evidente, ma anche collocando all'interno di quell'ambiente un misuratore di temperatura, questo misuratore in genere ha una vita molto breve, perché a causa dell'elevata temperatura e dell'aggressività dell'ambiente di misura si deteriora molto molto in fretta. Quindi questi sono degli esempi che vi fanno capire che in alcuni casi le tecniche numeriche costituiscono un aiuto molto molto valido e in alcuni casi estremi sono probabilmente l'unico metodo di investigazione possibile per cercare di capire qual è la distribuzione di determinate grandezze di interesse all'interno di un corpo o in generale di un dominio. Quindi, quando si affronta un problema di modellazione numerica, sia esso di conduzione, sia esso di un flusso di massa, quindi diciamo più comunemente in questo caso parliamo di CFD, diciamo così, i passi da seguire sono sostanzialmente gli stessi indipendentemente dal modello numerico, dalla tecnica numerica che viene utilizzata. E questi passi sono il preprocessamento, ed è il primo passo. Nella fase di preprocessamento l'utente deve
individuare qual è il modello matematico che descrive il problema, deve quindi scegliere, in parole povere, le equazioni differenziali e le derivate parziali che descrivono il fenomeno fisico, ovviamente definire il dominio di calcolo e definire le condizioni a contorno, quindi modello matematico. Dominio di calcolo più condizioni al contorno, ovviamente deve individuare le proprietà del mezzo che deve descrivere, ma deve anche definire ovviamente il metodo numerico da utilizzare innanzitutto, cioè tra differenze finite, volumi finiti ed elementi finiti, l'utente starà utilizzando una di queste tre metodologie e in base alla metodologia utilizzata dovrà definire, o meglio generare, quella che si chiama griglia computazionale o mesh. La griglia computazionale e la generazione, quindi la griglia computazionale, forse richiedono qualche parola in più, perché è molto molto importante riuscire a generare in modo opportuno una griglia computazionale. Ma prima di capire che cosa significa riuscire a generare in modo opportuno una griglia computazionale, dobbiamo capire cos'è una griglia computazionale. Allora, per rispondere a questa domanda, diciamo che quando si affronta un problema di modellazione numerica, ovviamente non si ottiene più, come ho avuto modo di dirvi nella lezione introduttiva del corso, una soluzione continua sul dominio di calcolo, che ho indicato genericamente con la lettera omega, ma si ottiene una soluzione discretizzata, nota solo nei nodi. Questi nodi che cosa sono? Il dominio viene suddiviso in un certo numero di porzioni, detti elementi, che non si sovrappongono l'uno all'altro. In questo caso, esempio per far capire di cosa stiamo parlando, può essere quello delle costruzioni Lego. Okay? Se voi immaginate di utilizzare i mattoncini delle costruzioni Lego per rappresentare un dominio fatto in questo modo, osserverete che ogni mattoncino vi permetterà di, messo uno sopra l'altro, di appunto riempire questo spazio definendo un certo numero di elementi che non si sovrappongono, ma evidentemente quando si arriverà al contorno del dominio, come avviene con i mattoncini Lego, non si riesce a seguire fedelmente il contorno, per cui un contorno fatto così magari diventa un contorno scalentato, no? Giusto? Ok. Ora, a seconda della metodologia utilizzata, una volta suddiviso il dominio in tanti elementi, in questo caso abbiamo un esempio di tanti elementini cubici, in tanti elementi che quindi ci permettono di passare da un dominio continuo a un dominio cosiddetto discretizzato, okay, i nodi possono essere posizionati per esempio al centro dell'elemento, il che è vero nel caso delle differenze finite, quindi ogni elemento avrà un nodo rappresentativo posizionato al centro dell'elemento stesso, oppure sui vertici, il che è vero ad esempio nel caso degli elementi finiti. Quindi questo per dirvi che
il tipo di griglia che viene generata dipende dal tipo di metodo numerico che stiamo utilizzando. Ma queste sono cose che ovviamente vedremo nel dettaglio man mano che procediamo nel corso. La cosa importante però è che va da sé che migliore sarà l'approssimazione, ad esempio geometrica, del dominio attraverso l'utilizzo di questi mattoncini, e più piccolo evidentemente sarà la dimensione del mattoncino stesso. Questo è abbastanza intuitivo. Se io volessi approssimare in maniera perfetta questo contorno, dovrei utilizzare dei mattoncini microscopici. Ma se io utilizzo dei mattoncini più piccoli, il numero di mattoncini che mi servono per riempire questo spazio cresce a dismisura. E allora il primo problema che si trova a fronteggiare l'operatore è decidere quanti mattoncini devo utilizzare. Premesso che il numero di elementi della griglia di calcolo è un compromesso tra l'accuratezza del risultato che si può ottenere e il costo computazionale, giacché maggiore il numero di mattoncini, ovvero maggiore il numero di elementi, e maggiore sarà la richiesta di risorse computazionali per poter risolvere il problema numericamente. Premesso questo, bisogna però dire anche che nella realtà griglie di calcolo fatte in questo modo, cioè uniformi, qui abbiamo tutti i mattoncini della stessa dimensione, graficamente non sembra, ma sono tutti della stessa dimensione, in generale nei problemi CFD griglie uniformi non vengono utilizzate, ma vengono utilizzate griglie che sono più fitte in opportune zone e meno fitte in altre zone. Sono quindi più fitte lì dove ci sono i maggiori gradienti della grandezza di interesse. Ad esempio, se abbiamo un flusso di massa, cioè un fluido, no? Per esempio, che lambisce questa scrivania, a causa dei fenomeni di aderenza in corrispondenza della superficie e quindi successiva formazione del cosiddetto strato limite, avremo dei forti gradienti di velocità in corrispondenza della superficie della scrivania stessa. In altri termini, questo significa che in prossimità della superficie utilizzerò una griglia più fitta. A mano che mi sposto verso l'alto, ovvero mi allontano da questa superficie, il flusso non risente più degli effetti della superficie stessa e quindi posso utilizzare una griglia a maglie più ampie. E allora l'operatore che cosa è chiamato a fare? È chiamato a scegliere questa griglia di calcolo in maniera opportuna sulla base delle sue conoscenze del fenomeno fisico che sta trattando, capite? E guardando alla letteratura scientifica, leggendo libri sull'argomento, evidentemente sembra che in ambito industriale il 50% circa del tempo necessario ad eseguire una simulazione numerica sia dedicato alla fase di preprocessamento, cioè individuazione delle equazioni, scelta della griglia, eccetera. E la scelta della griglia non è un processo, come dire, che si svolge in un passo unico. Tipicamente è un processo ricorsivo. Si fa una prima griglia, si analizzano i risultati, si infittisce la griglia, si fa girare di nuovo il caso, si confrontano i risultati tra una griglia più rada ed una più fitta, si verifica se la situazione sta migliorando, vedremo dopo che cosa significa la situazione sta migliorando, cioè se andiamo verso la soluzione attesa, eventualmente si infittisce ancora, finché a un certo punto, detta in maniera qualitativa, si giunge alla condizione in cui l'operatore dice un ulteriore infittimento della griglia non mi porta a un beneficio in termini di qualità del risultato tale da giustificare il maggior dispendio di risorse computazionali, quindi ha raggiunto il compromesso tra risorse computazionali e accuratezza del risultato, capite? Ora questa
attività che vi ho descritto in maniera assolutamente qualitativa si chiama analisi di sensibilità alla griglia computazionale. Per poterla comprendere dobbiamo prima introdurre altri concetti, è una cosa quindi che faremo più avanti nel corso e spiegheremo nel dettaglio evidentemente più avanti nel corso. Dal punto di vista dello sviluppo dei codici di calcolo commerciali, questo aspetto rappresenta la forza spingente dello sviluppo in una determinata direzione, cioè quella di riuscire a realizzare un tool software che sia in grado di generare in maniera automatica la griglia di calcolo in base ai gradienti delle grandezze di interesse che vengono rilevati. Cioè si dice che in questo caso la mesh sia autoadattativa. Purtroppo però bisogna anche dire che sebbene questi algoritmi siano effettivamente disponibili e presuppongano in effetti una risoluzione ricorsiva del problema, cioè ci vuole più tempo per risolvere il problema e il tempo però impiegato dall'operatore nella ricerca della mesh ottimale, questa volta lo impiega il calcolatore, ovviamente ne impiegherà di meno e la farà lui la ricerca ottimale. Va però detto che questi algoritmi ad oggi non sono ancora ottimizzati e non permettono di ottenere risultati molto spesso soddisfacenti. Di conseguenza è ancora compito dell'operatore ad oggi riuscire a impostare correttamente il problema sulla base evidentemente della sua esperienza non solo nell'utilizzo dei codici di calcolo ma soprattutto sulla base della sua conoscenza del problema fisico che sta cercando di descrivere. La fase di preprocessamento precede una fase di processamento vero e proprio durante la quale l'operatore si limita a premere un pulsante tipicamente, cioè il pulsante risolvi in un codice commerciale, ma nella realtà dietro alla pressione di quel pulsante si nasconde la cosiddetta formulazione, cioè l'algoritmo di calcolo ricevuto in ingresso il dominio computazionale, condizioni al contorno, ovviamente equazione differenziale e derivate parziali che descrive il problema, chiaramente, con relative condizioni al contorno, griglia di calcolo e tutti i parametri necessari alla risoluzione del problema, discretizza innanzitutto la variabile incognita sul dominio non più continuo ma discretizzato e attraverso la formulazione permette di passare da un'equazione differenziale alle derivate parziali, come può essere l'equazione generale della conduzione, ad esempio, che ricordiamo nel caso monodimensionale possiamo scrivere in questo modo, okay. Da questa equazione qui ci permette di passare a un sistema di equazioni algebriche fatte in questo modo: A11 con 1 più A1n con n uguale a F1, A21 con 1 più A2n con n uguale F2 e così via fino a AN1 con 1 più ANN con n uguale Fn in questo modo qui, dove n è il numero di nodi
Ok? Questo passaggio qui si chiama appunto formulazione. Ora è chiaro che guardando questo sistema di equazioni algebriche si capisce che intanto la formulazione porta ad un sistema di questo tipo, perché poi, dovendo utilizzare i calcolatori, esso può essere scritto in questo modo. Quindi in forma matriciale, dove A grande è la matrice dei coefficienti A11, A1n, eccetera, e chiaramente il vettore delle incognite, che nel nostro caso sono le temperature nodali, sarà calcolato utilizzando opportuni algoritmi che invertono la matrice dei coefficienti. Quindi, premendo un pulsantino, solve, abbiamo detto, il codice di calcolo attraverso la formulazione passa dall'equazione differenziale alle derivate parziali, detta anche P di E, tanto di differential equation, è un acronimo evidentemente inglese, passa da questa equazione a un sistema di equazioni algebriche e poi, utilizzando degli algoritmi di inversione nella matrice dei coefficienti, cosiddetti solver, permette di ottenere il risultato cercato. Ok? Questo è quello che avviene. Infine c'è l'ultima fase, quindi facciamo così: questa è la fase numero 1, questa è la fase numero 2. La fase numero 3 si chiama post processamento, la scrivo qua perché non ho altro spazio, quindi seguiamo l'ordine 1, 2, 3. Nella fase di post processamento infine quello che si fa è analizzare in maniera critica i risultati. Ok? Ora, metodi numerici che svolgono questi passi sono di grandissima importanza pratica, perché la maggior parte dei problemi ingegneristici di interesse industriale sono effettivamente descritti da equazioni differenziali alle derivate parziali, e di conseguenza, poiché molto spesso, per le complessità che abbiamo elencato prima, queste equazioni non sono risolvibili in forma chiusa, il metodo numerico rappresenta la strada percorribile per giungere a una soluzione che però è una soluzione approssimata, perché mentre la risoluzione in forma chiusa di questa equazione ci fornisce la temperatura, profilo di temperatura nel dominio, in questo caso monodimensionale, e quindi siamo in grado di trovare la temperatura in qualsiasi valore di x e per qualsiasi valore di theta, nel caso di metodo numerico conosciamo la temperatura solo in alcuni punti, cioè nei nodi, quindi la soluzione è una soluzione non più continua ma discreta. Chiaro? Ora, una volta seguiti questi passi, quindi otteniamo una soluzione, e la qualità di questa soluzione potrà essere al più, diciamo nella condizione più rosea, dovuta, legata alla, diciamo così, capacità delle equazioni differenziali alle derivate parziali utilizzate di descrivere la realtà fisica che stiamo cercando di descrivere. Quindi il modello matematico che abbiamo scelto, quanto accuratamente descrive la realtà che stiamo cercando di descrivere?
ovviamente ci saranno inevitabilmente delle approssimazioni o assunzioni semplificative. Questo è ovvio, no? Quindi se tutto va nel migliore dei modi, il limite è il modello matematico. Il problema però è che prima di quel limite lì c'è un altro limite, questa volta verso il basso, che è l'operatore stesso. Cioè, anche se il modello matematico potenzialmente può darci un'ottima descrizione della realtà fisica, l'algoritmo di calcolo è molto efficiente, quant'altro, l'operatore nell'impostazione del problema può in qualche modo inficiare, diciamo così, i risultati anche in maniera significativa. E perché può avvenire questo? Perché quando bisogna realizzare una simulazione numerica, l'operatore è chiamato ad una fase di analisi innanzitutto del problema e di formulazione del problema stesso, nel senso che deve scegliere le equazioni, cioè il modello matematico evidentemente prima, ma una volta che l'ha scelto deve anche fare delle ipotesi semplificative. Ad esempio, dovendo studiare il flusso di un fluido all'interno di un canale, questo operatore potrebbe scegliere di rappresentarlo come flusso monodimensionale, bidimensionale o tridimensionale, a seconda di come è fatto il canale. Ma magari potrebbe andare a rappresentare come monodimensionale, come bidimensionale, il flusso in un canale quadrato. Potrebbe fare una cosa del genere, magari. Allora questo significa che, sebbene risolva le equazioni nel modo giusto, che descrivono bene il fenomeno e quant'altro, questa approssimazione andrebbe ad inficiare in maniera magari importante i risultati. Ma oltre a questo, dovrebbe decidere ad esempio se grandezze come la densità, la viscosità e quant'altro possono essere ritenute costanti o variabili con ad esempio la temperatura. Se dovesse ritenerle costanti, quale valore va a prendere? Capite? Allora, tutte queste decisioni che l'operatore deve prendere ovviamente hanno una ripercussione sui risultati, e la capacità dell'operatore di prendere la giusta decisione è ancora una volta legata alle sue conoscenze ingegneristiche, fisiche, quindi sono le conoscenze che un ingegnere acquisisce durante il suo percorso di studi, ma anche numeriche, perché deve capire come funziona un algoritmo di calcolo. Da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle conoscenze, diciamo così, numeriche, ci sono tre concetti che è opportuno conoscere, e sono il concetto di convergenza, consistenza e stabilità di un metodo numerico. Allora, intanto, guardando questa slide, c'è una sorta di riassunto schematico di quello che abbiamo appena detto. Allora, partendo dall'operatore esatto, che qui è indicato con L phi theta, cioè stiamo dicendo un'equazione differenziale, per intenderci, quindi quella P potrebbe essere la nostra temperatura, ok? E quell'L potrebbe significare questa equazione qui. Ovviamente, risolvendola in forma chiusa, giungo alla soluzione esatta. Ma questa strada spesso non è percorribile. Allora, utilizzando i metodi numerici, giungo a una soluzione approssimata, cioè discreta, nota solo nei nodi. Vedete? E anche l'operatore non sarà più l'operatore esatto, ma sarà un operatore approssimato. Perché? Perché sono passato da questa equazione a questo sistema di equazioni algebriche, quindi da un operatore esatto a un operatore approssimato. Capite? Quindi questo passaggio è la formulazione di fatto, e alla fine ottengo una soluzione approssimata. Ma questa soluzione approssimata, ovviamente, e questo operatore approssimato sono tali che
ad esempio, se io prendo l'operatore approssimato e lo applico alla soluzione esatta, cioè immaginiamo di poter risolvere analiticamente questo problema e poi lo risolviamo anche numericamente, quindi conosco in corrispondenza di ogni nodo, perché il nodo è noto dal punto di vista geometrico, cioè la sua x è nota, no? Quindi io ho il profilo di temperatura, entro con la x del nodo e ricavo la temperatura esatta si intende ottenuta dalla risoluzione esatta dell'equazione differenziale in quel punto, va bene? Quindi per ogni nodo mi calcolo la temperatura utilizzando la soluzione esatta, giusto? A questo punto entro in questo sistema e sostituisco tutti i valori delle temperature esatte, quindi le temperature non sono più un'incognita, le sostituisco qua dentro, ma queste equazioni saranno soddisfatte? Cioè sarà tutto uguale ad F1, la prima ad F1, la seconda ad F2 e così via? No, non saranno soddisfatte. Infatti, se io vado a sostituire la soluzione esatta nell'operatore approssimato, rispetto a ciò che mi aspetto c'è un errore, ok? E tenendo in considerazione questo aspetto, diciamo che un metodo numerico è convergente se la soluzione approssimata tende alla soluzione esatta al tendere ad infinito del numero di nodi. Beh, questo mi sembra ovvio, perché più grande sarà il numero di nodi, minore sarà quell'errore di cui abbiamo parlato. Ma attenzione, non è scontato che se il numero di nodi tende a infinito, quell'errore tende a zero. L'operatore approssimato, il metodo numerico, potrebbe non essere convergente. Quindi a un certo punto l'errore invece di diminuire riprende a salire. Questo è un campanello d'allarme, il metodo non è convergente. È consistente se applico la soluzione esatta all'operatore approssimato, faccio tendere, e ovviamente il risultato sarà un errore, l'abbiamo detto prima. Faccio tendere ad infinito il numero di nodi e mi aspetto che questo errore tende a zero, cioè l'operatore approssimato, in altri termini, tende all'operatore esatto facendo tendere a zero la dimensione della griglia. Va bene? Infine, il metodo è stabile se riesce a smorzare le perturbazioni in ingresso, cioè se c'è, come dire, per esempio un errore di troncamento, di arrotondamento, eccetera, questo errore, entrando nell'algoritmo, avrà degli effetti sulla soluzione e questi effetti, a mano che la soluzione procede, devono essere smorzati. Ovviamente un metodo di calcolo, un algoritmo che non è stabile, può potenzialmente amplificare qualsiasi errore, che può essere anche dovuto alla griglia di calcolo, a un valore puntuale della grandezza incognita in un determinato punto, qualsiasi cosa, la può amplificare a mano che la soluzione procede fino a divergere, capite? Quindi è molto importante che il metodo sia stabile. Tenete presente che però, per essere più chiari, quando ci sono fenomeni che implicano la presenza di termini sorgente nell'equazione, come questo termine qui rappresenta anche lui una perturbazione al nostro algoritmo di calcolo. Quindi un metodo stabile deve essere in grado di andare a convergenza pur avendo dei termini sorgenti nell'equazione, per fare un esempio. E allora ci sono degli studi finalizzati a stabilizzare i metodi numerici, a capire quali sono i vincoli da rispettare affinché questi siano stabili anche in presenza di perturbazioni esterne dovute a errori vari di troncamento, di arrotondamento e quant'altro, ma anche ad esempio la presenza di forti termini sorgenti. Ok? Ora, come si fa
a capire se un metodo numerico è convergente, consistente, stabile. Allora, da questo punto di vista, il problema più grosso è capire se il metodo è convergente. Questo è il problema più grande. Per quanto riguarda la consistenza, si infittisce la griglia, si riesce insomma a stabilire la consistenza di un metodo numerico, e la stabilità, vi ho detto prima, ci sono opportuni criteri da rispettare che possono essere individuati, diciamo così, da un'opportuna analisi matematica. Ma è molto difficile stabilire se un metodo è convergente a partire dalla sua formulazione, e quindi per poter stabilire appunto se un metodo è convergente si utilizza il teorema di Lattice. Questo teorema però vale solo per problemi lineari a rigore, e dice che se un problema è consistente e stabile, allora è anche convergente. Però questo fatto che vale solo per problemi lineari è comunque un limite. È un limite perché le equazioni che descrivono per esempio il moto di un fluido sono non lineari, ma anche l'equazione generale della conduzione ha dei termini non lineari, il che rende questo teorema di limitata applicabilità. Ma comunque, per la convergenza tipicamente si fa il riferimento al teorema di Lattice. Noi non entriamo nel merito di questi aspetti. Diciamo che riteniamo sufficiente sapere che un metodo deve essere consistente, convergente e stabile, e sapere che cosa significa. Invece quello che nell'ambito di questo corso è molto più importante sapere è come è fatta la formulazione, capire se ci sono dei vincoli di stabilità da rispettare, e quindi guardare a cosa nasconde quel pulsantino solve, diciamo così, in termini di manipolazione delle PDE fino ad arrivare al sistema di equazioni algebriche. Da questo punto di vista, quindi, iniziamo a parlare del primo metodo numerico, che è appunto il metodo delle differenze punte. Questo abbiamo detto che è tra i tre il metodo più semplice, e lo utilizzeremo per studiare problemi di conduzione. Infatti, anche nel caso della conduzione, molto spesso è impossibile risolvere in forma chiusa l'equazione generale della conduzione, perché magari il problema è molto complesso dal punto di vista geometrico, magari tridimensionale, ma anche perché può essere non lineare, come abbiamo anticipato un minuto fa, ad esempio per la presenza di scambio termico radiativo, oppure per la presenza delle forze di galleggiamento. Questi sono due esempi di non linearità. Quindi questi aspetti, uniti ad altri aspetti, come potrebbero essere la variazione con la temperatura di delle proprietà termofisiche quali K, ρ e C, ovviamente ci portano ad una situazione in cui è praticamente impossibile risolvere l'equazione generale della conduzione in forma chiusa, perché c'è una eccessiva difficoltà matematica. In tutti questi casi è possibile utilizzare il metodo delle differenze finite, che è basato sulla sostituzione degli operatori, cioè derivata prima, derivata seconda, con opportune espressioni approssimate dell'operatore stesso. Che cosa significa? Allora, immaginiamo di riferirci al caso di un problema monodimensionale, quindi stiamo parlando della conduzione di una lastra di spessore L,
con opportune condizioni al contorno che per il momento non stiamo specificando, quindi saranno evidentemente condizioni al contorno, e immaginiamo che ci sia anche un termine sorgente. Ovviamente nell'ipotesi di regime stazionario e ovviamente campo di temperatura monodimensionale, l'equazione da risolvere sarà derivata seconda di t su dx quadro più termine sorgente diviso k uguale 0 di opportune condizioni al contorno. Da questa equazione qui, attraverso la formulazione, dovremmo essere in grado di scrivere un sistema di equazioni al contorno. Ok? Ora, questa formulazione è innanzitutto basata, come abbiamo visto prima, per quanto riguarda la fase di preprocessamento, è basata sulla generazione della griglia computazionale, cioè dividiamo il dominio, che in questo caso è monodimensionale, in una serie di elementi e quindi individuiamo un certo numero di nodi. Per esempio, all'interno del dominio potremmo avere genericamente il nodo I, il nodo I più 1 alla sua destra, il nodo I meno 1 alla sua sinistra. Riprendendo il tutto, quindi nodo I, nodo I più 1 e nodo I meno 1, dove I quindi è il generico nodo interno al dominio. Ora ipotizziamo che la griglia di calcolo sia uniforme e che quindi la distanza tra i nodi sia delta x fissa in tutto il dominio. La formulazione può essere ricavata secondo un approccio matematico, quindi parliamo di formulazione matematica, vedremo tra un attimo che cosa significa, oppure utilizzando un approccio fisico basato su un bilancio di flussi di energia. Noi evidentemente oggi le vedremo entrambe. Iniziamo a vedere la formulazione matematica. Essa consiste nel sostituire gli operatori differenziali con opportune espressioni discretizzate, che ovviamente sono scritte in funzione delle temperature nodali. Quindi qui avrò la temperatura T con I, qui la temperatura T con I più 1 e qui la temperatura T con I meno 1. Ok? In funzione delle temperature nodali troverò un'espressione approssimata dell'operatore differenziale utilizzando una espansione in serie di Taylor. Affinché ciò sia possibile, però, è necessario ipotizzare che il profilo di temperatura sia continuo, derivabile e con derivate limitate e continue. In questo caso, in effetti, posso matematicamente procedere con l'espansione in serie di Taylor. In particolare, ciò che sto cercando di rappresentare è la derivata nel nodo I, perché sto trattando il generico nodo interno. Quindi vediamo ad esempio come è possibile rappresentare la derivata prima della temperatura nel nodo I. Uno dei modi più semplici per rappresentarla è scrivere ad esempio la temperatura nel nodo I più 1 in funzione della temperatura nel nodo I utilizzando appunto un'espansione in serie di Taylor. Quindi scriverò T più 1 uguale a T
più la derivata della temperatura rispetto a x nel nodo i per delta x, più dei termini aggiuntivi che avranno l'ordine di grandezza di delta x al quadrato. In questo modo il t su di x valutata in i sarà pari a t con i più 1 meno t con i diviso delta x più dei termini aggiuntivi che avranno l'ordine di grandezza di delta x, già che ho diviso tutto per delta x, e quindi delta x quadro è diventato delta x. Trascurando questi termini aggiuntivi, di fatto qui avrò un circa uguale, e questa diventa un'espressione approssimata della derivata nel nodo i utilizzando i valori delle temperature nodali nel nodo i più 1 e nel nodo i stesso, ed è una approssimazione cosiddetta in avanti. Che cosa significa dal punto di vista pratico? Significa che se ipotizziamo ad esempio che il profilo di temperatura esatto sia questo, immaginando che questo sia il nodo I e questo sia il nodo I più 1, io sto cercando di approssimare la derivata del t su dx nel nodo i, che ovviamente è la tangente dell'angolo a. Quella lì è la derivata esatta, giusto? Ed è quella che sto cercando di approssimare. Ora però, nella mia espressione approssimata, io rappresento questa derivata esatta utilizzando due grandezze, cioè t con i più 1 meno t con i, e delta x. Quindi sto facendo riferimento di fatto a questo triangolo qui che vi tratteggio. Mentre la soluzione esatta cerco di renderla più evidente marcandola un pochino. Guardando quel grafico lì, noi abbiamo scritto che dt su dx è uguale a t più 1 meno t, abbiamo, è uno dei cateti di quel triangolo rettangolo, diviso delta x per l'altro cateto. E quindi, ricordando che per un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto, stiamo approssimando di fatto la tangente esatta con la retta che passa per l'ipotenusa del triangolo rettangolo. Quindi stiamo approssimando di fatto la tangente esatta con questa retta qui, che evidentemente in questo caso specifico sovrastima la pendenza, è giusto? Quindi sto commettendo un errore,
in questa approssimazione in avanti. E l'errore che commetto è dovuto proprio al fatto che sto trascurando questo termine, e si chiama appunto errore di troncamento, giacché è legato al fatto che ho troncato l'espansione in serie di Taylor al primo ordine. E allora l'ordine di approssimazione della mia derivata è pari a 1, cioè sto approssimando la derivata al primo ordine giacché l'errore di troncamento è dell'ordine di delta x, cioè della dimensione della griglia. In parole povere, se voglio dimezzare l'ordine di troncamento, dimezzo la dimensione di griglia. Voglio renderlo un quarto, rendo un quarto la dimensione di griglia. Questo ci fa capire evidentemente che affinché l'errore sia piccolo è necessario avere una griglia abbastanza fitta. Ora facciamo 5 minuti di pausa e dopo riprendiamo da questo punto.